Oggi abbiamo concluso la prima tappa delle aree interne, finalmente abbiamo approvato tutti i sindaci la strategia delle aree interne e quindi da questo momento sta presso il Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà darci il proprio assenso, anche se poi questa strategia è stata scritta insieme sia al Ministero e sia alla Regione dell'Umbria e insieme a tutti quanti i sindaci. Io devo ringraziare intanto la struttura tecnica, i nostri uffici e voglio ringraziare anche Carla Lodi che è un nostro funzionario che da questo punto di vista ci ha dato un grande aiuto. Poi i sindaci con i quali abbiamo condiviso questo anno e mezzo di percorso, secondo noi abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo scritto quelle che sono le linee di indirizzo dei prossimi 15 anni per il nostro territorio, ora dobbiamo essere in grado di portarle a compimento, di prendere i finanziamenti, di attrarre su questi finanziamenti e questi lavori i privati, gli imprenditori ai quali mi rivolgo perché ora inizia il loro vero lavoro con il fatto che devono presentare i progetti che possono sviluppare questa strategia.